Oggi, per il nostro consueto appuntamento con la ricarica, faremo vedere la fabbricazione delle cartucce per il fucile ad ago prussiano modello 1841 Dreis. È una sorta di ricarica che forse più di altre, seppure sembra difficile, è più di altre alla portata di tutti, in quanto la componentistica è veramente basilare. Facciamo vedere come si allora tutto. Per quanto riguarda la componentistica, abbiamo innanzitutto il materiale per l'involucro della cartuccia, ovvero carta. Questa qua è normale carta da pacchi, che è molto sottile ma anche molto resistente. Poi abbiamo polvere nera, questa è polvere cieca della Explosia, e un misurino lì da 3,4 cc con la stick, una fustella di 16 mm di diametro, dei mandrini di ottone, ma possono anche essere di legno, sui 16,4 mm di diametro, borre per il calibro 20, per canna liscia, inneschi per avancarica, palle, queste sono palle di diametro dai 16,2-16,5. Abbiamo colla istantanea, quella c'è acrilati, e molto importante abbiamo il grasso. Questo qua è il grasso fatto con la ricetta dell'epoca, è un misto di sego animale e abbiamo usato l'olio Ballistol. Deve essere circa in parti uguali, 50 e 50, Ballistol e sego animale. Siamo pronti per partire. Abbiamo tagliato i nostri due rettangolini di carta, uno per cartuccia. Le misure sono 6x7. Tagliamo il fondello della cartuccia usando un martello e la fustella di 16. Ora che abbiamo i nostri fondelli, possiamo passare all'assemblamento del corpo della cartuccia con la nostra colla stick. Arrotoliamo lungo il verso più largo, quindi quello di 7. Mettiamo un po' di colla qui e qui. Avvolgiamo col mandrino. Ci assicuriamo che sia ben aderente al mandrino, quindi sia bella attillata. Lasciamo uno spazio di circa mezzo, di circa 6-7 mm così, infiliamo il fondello e pieghiamo l'estremità delle pareti della cartuccia contro il fondello che si va ad incollare. Lavorando con più mandrini si può velocizzare non poco la produzione. Bene, nel giro di un paio di minuti la colla stick si asciugherà. Nel frattempo passiamo alla preparazione della borra. Per preparare la borra usiamo le nostre capsule da avancarica.
e con una piccolissima goccia di colla acrilica fissiamo le capsule da avancarica più possibilmente al centro della borra. Anche queste nel giro di pochi istanti asciugheranno. Prendiamo i nostri corpi cartuccio, ci assicuriamo che più sono fatti attillati meglio è, e passiamo al riempimento. Usiamo il nostro misurino da 3,4 cc della Lee, lo riempiamo a misura e riempiamo le cartucce con la polvere. Inseriamo le borre con gli inneschi, con l'innesco puntato verso il basso, e inseriamo contemporaneamente la palla. Facciamo in modo che si assesti un po' tutto. E avvolgiamo a caramella la cartuccia. Le cartucce sono pronte. Ora però passiamo alla fase più importante. Ora passiamo al passaggio forse più importante di tutti, ovvero l'ingrassamento della cartuccia finita. La cartuccia, se non è correttamente ingrassata, andrà a sporcare il fucile e a rendere impossibile l'inserimento delle cartucce dopo poco più di 5 o 6 colpi. Quindi procediamo con l'ingrassamento della cartuccia come previsto dai capitolati dell'epoca. La cartuccia deve essere ingrassata nella parte finale, quindi nel fondello, e anche nella punta. Quindi di solito io procedo prima a ingrassare il fondello, basta proprio un minimo tocco nella mistura fusa. Aspettiamo pochi istanti e poi inseriamo la parte con l'estremità contenente la palla. Anche qua aspettiamo pochi istanti, poi la appoggiamo e passiamo alle successive cartucce. Le nostre cartucce per il Dries sono completate, non ci resta che spararle e speriamo che il video sia stato di vostro gradimento e vi sia stato utile, e ci rivediamo alla prossima puntata.